C'è una frase di un filosofo dell'Ottocento che dice: l'uomo è ciò che mangia e l'uomo è ciò che fa, ed è profondamente vero dal punto di vista scientifico. Se noi ci ammaliamo a 40 anni, a 60 anni, a 70 anni, è perché a 20 anni, a 15, a 16 abbiamo mangiato in modo non corretto, abbiamo fumato e abbiamo fatto poca attività fisica. Quindi fa la prevenzione a 60-70 anni, può andare bene, ma siamo in ritardo, va fatta a quest'età. Deve essere parte proprio del processo educativo, quello di informarli su quali sono i comportamenti più adeguati, i comportamenti a rischio per sviluppare malattie. Ovviamente bisogna fare cultura anche tra i genitori, perché ancora prima della scuola, ancora prima dell'adolescenza, importante il ruolo dei genitori già nella prima infanzia, nel impostare correttamente l'abitudine di vita, le abitudini alimentari. Io sono cresciuto, no, appunto attraverso, praticando lo sport. Al di là che il calcio, ma lo sport in genere, ha una funzione educativa, anche sociale se vogliamo, in alcune zone. Al di là di questo, guardare poi i numeri che poi ci sono sul discorso della prevenzione, quanto veramente possa incidere il fatto di fare una vita sana e praticare uno sport, direi che questo poi alla fine veramente fa la differenza. Quindi per me è un grande onore, un grande piacere riuscire a trasmettere quello che è stata anche un po' la mia esperienza di vita, perché da quando sono piccolino che appunto pratico sport, ma ogni sport possibile ho fatto. Quindi spero di riuscire a trasmettere a questi ragazzi che veramente questi due fattori fanno veramente la differenza. Sicuramente loro sono in un'età difficile, perché è un'età molto importante, un'età cruciale, dove veramente anche se sono molto giovani è in questa età che si fanno le scelte importanti, quindi questo è veramente un compito molto difficile. Comunque prima di tutto lo sport è divertimento, lo sport è riuscire a socializzare, a condividere con delle altre persone, quindi penso che queste possono essere le leve che poi potranno muovere in loro queste decisioni, cioè quello proprio di poter seguire una propria passione, di poter condividere e divertirsi con degli altri amici, degli altri compagni. Anche la competizione, l'agonismo, poi man mano che si va avanti penso che sia uno stimolo importante. Siamo in un momento importante della stagione, adesso abbiamo una serie di partite difficili, però dove noi veramente ce la possiamo giocare alla grande e magari recuperare quei punti che poi ultimamente abbiamo un po' perso per strada. Ci sta un calo durante la stagione, però adesso è importante riprendere la marcia, soprattutto in scontri importanti come quello già di domenica prossima. Per noi veramente le partite diventano tanto difficili quanto noi peggio le approcciamo, quindi da questo punto di vista dipenderà da noi, al di là della classifica, per continuare un discorso di crescita importante che a mio avviso quest'anno insomma è stato fatto. Diciamo che è anche una questione di caratteristiche, nel senso che quando affrontiamo, non so, squadre sulla carta, ecco, più forti o comunque strutturate in un modo importante, poi è chiaro che hai più spazi e hai più possibilità per riuscire a esprimere il proprio gioco. Quando affronti delle squadre comunque veramente i punti sono importanti, vitali anche per la salvezza, diventa tutto più difficile, ma il campionato è anche questo, quindi noi dobbiamo migliorare su questo discorso e sul gestire appunto questo tipo di partite. Chi è il nostro tifoso, domenica prossima ovviamente c'è la nazionale, vi aspettiamo allo stadio, venite a darci una mano. Ciao ragazzi.